Petrelli. Presente. Picaro. Presente. Pisacane. Presente. Seduta di consiglio comunale prenatalizia, quindi si presume dolce, amicale, impregnata di rapporti, dato il periodo natalizio, amicali ed affettuosi. E per la verità nei consiglieri non c'è stato lo spirito critico e battagliero di altre sedute. Ma diciamo la verità come siamo soliti fare. La seduta è stata preceduta però da una mattinata a dir poco polemica all'interno della maggioranza. Infatti era stata prevista una discussione e con chiaramente la relativa approvazione consigliare di una delibera che non era gradita dai consiglieri comunali, i quali se l'erano vista calata in testa senza averne discusso preventivamente. La Presidente del Consiglio Comunale, Enza Fezza, ha fatto sentire la sua voce, cioè quella del Consiglio Comunale e dei rappresentanti della maggioranza. Per cui la proposta è stata accantonata e l'ordine del giorno è stato limato, accettato e poi votato dalla maggioranza in sede consiliare. Le minoranze, dopo aver espresso il loro dissenso, vedi il gruppo Bottone, hanno abbandonato l'aula per protesta, mentre tutti gli altri hanno espresso il loro dissenso votando contro e su alcune delibere astenendosi. Vedi la variazione al bilancio di previsione che interessa il contributo per l'asilo nido, sul quale non mancano però polemiche sulla allocazione. Mercato ortofrutticolo o ex asilo in via Griscuolo? Importante la proroga di 2 mesi approvata con l'affidamento alla Pagani Servizi per la pulizia degli immobili comunali, dando tranquillità agli addetti alle pulizie, il cui contratto sarebbe scaduto il 31 di dicembre. Interventi come al solito polemici dalle minoranze e qualche sorpresa in maggioranza, che ha visto la presenza del consigliere della Lega Violante chiaramente avverso al comunicato emesso dal partito che dichiarava l'uscita dalla coalizione e la non partecipazione alla seduta consiliare dei propri consigliere Violante, sia adesso fuori dal partito di Salvini, così come deciso in serata dai vertici provinciali e locali del partito della Lega. Io ritengo non sia un luogo idoneo quello del mercato ortofrutticolo, anzi noi dovremmo concentrarci per rafforzare il mercato ortofrutticolo, farlo diventare più forte, muovere più lavoro, muovere più interessi economici. C'è l'edificio già di proprietà comunale donato da Griscuolo, un uomo che amava il suo paese, a via Griscuolo c'è anche il parcheggio, è un luogo che è già stato una scuola materna e mi dicono anche un asilo per un periodo. Io in verità non ho capito per quale motivo si debba fare un asilo nido in un mercato ortofrutticolo dove, da quelle informazioni che ho ricavato, circolano circa ogni giorno 80 tir e circa 200 auto nei periodi di bassa. Nei periodi di alta addirittura ci sono 2000 accessi di auto. Quindi io ho più di una perplessità. Sì, ci siamo astenuti anche per quanto riguarda un punto che ci tengo a dire per quanto riguarda l'asilo nido. Io sono d'accordo, bisogna assolutamente realizzare un asilo nido a Pagani, perché Pagani ha bisogno di un ulteriore servizio per i nostri concittadini che hanno bisogno di affidare i loro figli, soprattutto in ambienti sicuri, in luoghi sicuri, e per questo noi abbiamo proposto, credo anche i colleghi consiglieri qui presenti, la struttura situata in via Griscuolo, una struttura e non quella del mercato, perché credo che quella zona non è proprio il luogo adatto per fare un asilo nido. La scorsa seduta siamo d'accordo alla realizzazione di un asilo nido, lungi da noi la non realizzazione, ma non nella struttura. Io sono stato un lavoratore della struttura Mercatà, quindi conosco un po' l'ambiente e non è quello dei migliori. In una situazione di grande difficoltà dal punto di vista amministrativo, quindi al centro di una diatriba col comune di Pagani, pensiamo sia meglio assolutamente quello in via Priscilla.